Ciao a tutto il popolo QSC e buon mercoledì 10 aprile 2019. Dopo la diretta di ieri che vi consiglio di vedere, ricomincio con una clip mattutina dopo molto tempo. Oggi ci concentriamo su una partita che ha fornito un utente del popolo QSC, un over 2,5 che secondo me era troppo rischioso, anche se poi è stato vincente. Allora, intanto faccio i complimenti a tutto il popolo QSC perché anche ieri, per l'ennesima volta, si è raggiunto un obiettivo da QSCissimi, perché sono stati forniti 13 pronostici vincenti su 14, media del 93%, ma di fatto 13 su 14 abbiamo sfiorato il 100%. Adesso, e ricordo che i pronostici più importanti sono quelli di qsc-pronostici.com, quindi il sito pronostico.it, le funzioni avanzate del sito pronostico.it sono funzionali agli utenti del popolo QSC, a chi utilizza il metodo QSC. Quindi il primo obiettivo, l'ho detto anche ieri durante la diretta, per tutti coloro che leggono il libro, la prima aspirazione deve essere quella di entrare a far parte del popolo QSC superando il processo di ammissione. Lo trovate all'interno di qsc-pronostici.com, in alto c'è il pulsante, c'è il link ammissione. Allora, qual è il pronostico che è stato fornito ieri e che secondo me era rischioso? Allora, il pronostico era questo: Sheffield Wednesday contro il Nottingham Forest, partita finita 3-0, il pronostico era di Gandalf 10, vincente con un over 2,5 dato addirittura a 2,20. Perché questo pronostico però non mi convinceva? Andiamolo ad analizzare. Probabilità di vincita del 38%, 30%. Questo è un segno di equilibrio, quindi tende più all'under che all'over. Addirittura questo 30% ci mette a rischio da un segno 1x2, non possiamo definire un segno 1x2, perché il 30% è molto alto per un segno 2. Anche lo stato di forma non ci indica una forte indicazione di un segno 1x2 o uno squilibrio da over, anzi è molto più equilibrato, quindi under. Quindi i primi due elementi sono già da under. I precedenti storici invece sono da over, perché sono sette elementi di cui sei over. E quindi in questo caso l'over c'è, è molto presente. Poi abbiamo le statistiche in casa dello Sheffield, parlano di una squadra che ha fatto tre vittorie, un pareggio e l'ultima partita l'ha persa. Tra l'altro l'ha persa anche con tre gol subiti e due gol di scarto. Barre da over, da tenere conto che a colpo d'occhio, quando vedo una situazione del genere, quindi comunque un buono stato di forma e poi una sconfitta, in testa ho in mente che può tornare a fare risultato positivo, perché la sensazione che ho è che quella squadra comunque è una squadra che sta andando bene. Le statistiche in trasferta del Nottingham Forest invece sono un po', cioè sono abbastanza negative, non troppo negative, perché comunque ha fatto tre pareggi, quindi tre risultati utili su cinque, però non ha vinto neanche una partita. Allora, ci avviciniamo a una situazione rosso-verde, ma ci avviciniamo, in realtà siamo lontani, perché per avere un rosso-verde quantomeno ci serve un altro rosso, se non addirittura due per quanto riguarda la squadra in trasferta. Però c'è una squadra che vince e l'altra che non vince. Ma l'ideale per un over è una squadra che vince e l'altra che perde. Le barre sono, abbiamo detto, per quanto riguarda lo Sheffield, più da over. Qui invece, se parliamo dell'over 2,5, è basso perché è solo al 40%, però le due barre, l'over 0,5 primo tempo e l'over 1,5, tendono più all'over. Le statistiche gol sono da over 2,5 o over 1,5. E un altro elemento che non va a favore di un over 2,5, però, sono le quote. Perché le quote l'1 e il 2 si avvicinano e quindi tende più all'under. Il match poi è finito. Quanto è finito? 3-0 con un primo tempo 0-0. Cioè, questo che significa? Significa che non è stato un over facile, perché l'over facile per me è quello dove c'è almeno un gol nel primo tempo, magari anche due gol nel primo tempo. Quello è un over facile. Quando vedo che ci sono, per esempio, un over 1,5 con due gol nel primo tempo, è perfetto. Un over 2,5 con almeno un gol nel primo tempo è perfetto. In questo caso un 3-0, 0-0, quindi primo tempo 0-0, già dal risultato si capisce che non è perfetto.
Ma abbiamo visto adesso che ci sono diversi elementi da under che rendevano rischioso questo pronostico. Qualcuno potrebbe dire: ehi Giulio, tu hai detto che quando sono in trend positivo posso rischiare di più. Sì, ma bisogna sempre rischiare di più con un pronostico probabile. Qui gli elementi che andavano contro l'over 2,5 erano diversi. Qui eventualmente il pronostico più probabile era un over 1,5. Non l'over 2,5 e anche l'over 1,5 bisognava ragionarci bene se farlo, perché in una logica in cui consiglio di giocare l'over 1,5 quando pensate che il match è da over 2,5, questo non era un match da over 2,5, anche se poi è uscito fuori. Quindi secondo me bisogna essere sempre molto critici, perché stavolta magari è andata bene, ma se la prossima volta si rifà una partita di questo tipo e si perde, non è che si è sbagliata la seconda volta, si è sbagliato la prima volta a fare quel pronostico, o meglio, si è sbagliato in tutte e due le occasioni, perché il pronostico non era fatto in maniera corretta. Quindi sono contento che comunque, grazie a questo pronostico, altro è stato quello più rischioso di ieri, perché una quota a 2,20 si è comunque raggiunto un 13 su 14, 93%, però ripeto, secondo me questo era rischioso. Un over 1,5 dato a 1,40 che comunque rientrava in un 40% di profitto era più che sufficiente. Questo è tutto, sono contento di essere tornato a fare la clip mattiniera. Spero che vi sia piaciuta. Magari ecco, ditemi se preferite la clip mattiniera, mettete dei commenti anche nel video, mettete soprattutto il like anche per andare contro quei soliti sfigati che piuttosto che ignorare i miei video devono rovinarsi il fegato e seguirmi e mettere il dislike. Mettete il vostro like, mettete il vostro commento. Siamo positivi, un'altra bellissima giornata. Stasera forza Juventus e naturalmente come al solito si tifano le squadre italiane. Sapete che sono contrario ai fanatismi, quindi io tifo Fiorentina, ma questa sera si tifa Juve. Ciao a tutti, buona giornata e a presto. Thank you.